Si è svolto nel sud della Svezia dal 27 luglio al 7 agosto il 22esimo Jamboree mondiale, un'occasione speciale e irripetibile per vivere e condividere l'essenza dello scoutismo. Il motto era Simply Scouting, semplicemente Scout. È la risposta a qualunque domanda: che tipo di esperienza si farà al Jamboree, come faremo a diventare amici di scout provenienti da tutto il mondo, come potremo imparare qualcosa sullo sviluppo globale, come è possibile tutto ciò? Risposta: Simply Scouting, semplicemente attraverso lo scoutismo. Il Jamboree è il più grande evento per giovani organizzato dall'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout. Ogni 4 anni decine di migliaia di ragazze e ragazzi da ogni parte del mondo si riuniscono in una città fatta di tende per 2 settimane di attività comuni. Il sogno di Baden Powell, il fondatore dello scoutismo, nell'istituire il Jamboree mondiale era proprio quello di alimentare quel senso di fraternità internazionale universale, unica via verso una pace concreta e duratura tra i popoli. Il Jamboree mondiale coinvolge ragazzi ancora adolescenti tra i 14 e i 17 anni e offre loro un esempio che rimarrà impresso nella memoria e contribuirà a formare persone aperte al dialogo, competenti non solo nelle tecniche ma soprattutto nell'ascolto, pronte a servire. I 13 ambasciatori che sono stati selezionati nella zona di Carpi per partecipare al Jamboree sono stati Federico Battini, Matteo Lugli, Rocco Arletti, Lorenzo Benatti, Francesca Ternullo, Chiara Ciuffo, Riccardo Bertacchini, Federica Bucci, Daniele Zanoli e Elisa Basaglia. Erano presenti con varie funzioni di supporto, logistica, anche i capi Nicola Tobia, Lucio Reggiani, Paolo Vanzini e il rover Francesco Allegretti. Mi occupavo di far andare avanti, di far divertire i ragazzi nel centro di uno dei 3 sottocampi, in particolare Wintertown, e li facevo pattinare su una specie di plastica che aveva l'effetto del ghiaccio, oppure li portavo in un frigo, in un container freezer a meno 20 gradi che doveva riproporre l'inverno svedese. Oppure lanciavo e proponevo delle pattuglie formate da persone provenienti da 2 o più nazioni, una specie di caccia al tesoro. Tutte le attività erano strutturate come un gioco e poi una riflessione. C'è stata un'attività che si parlava della terra, dove era stato costruito questo percorso con l'argilla, dove erano state messe delle statuine che rappresentavano le persone, e poi erano stati messi dei bicchierini con dentro del liquido azzurro, sempre vicino a questo, diciamo, fiume artificiale che veniva fatto. Dopodiché veniva inondato con dell'acqua, cioè questo rappresentava come magari una catastrofe, come un'inondazione potesse distruggere o potesse inquinare tutto quello che era comunque l'ambiente circostante a questo corso del fiume. Ecco. L'attività che mi è rimasta più impressa è stata l'attività Dream, che era praticamente un'attività notturna nel quale ci facevano riflettere sulla nostra vita e ci facevano fare un viaggio che partiva dalla vecchiaia e arrivava alla nascita. E allora tu potevi riflettere sul tuo futuro, cosa volevi fare, il lavoro, la famiglia. È stata un'esperienza dove c'erano circa 150 paesi diversi con religioni diverse. Quindi magari andavi a fare 2 chiacchiere con una persona che magari a livello di fede la pensava molto diverso da te. Penso che sia uno dei punti. C'è un simbolo di pace molto grande. L'esperienza che mi ha colpito di più è stata la cena da un reparto del Congo, dove ho potuto vedere anche le differenze tra lo scoutismo italiano e quello di una nazione africana. Anche le danze, i banner erano molto diversi dai nostri e mi è piaciuta molto la loro ospitalità. Innanzitutto lo scoutismo italiano a livello di organizzazione, a livello di stile,
È in assoluto uno dei migliori, se non il migliore dal mio punto di vista, ed è una cosa che non mi aspettavo assolutamente. In molti stati lo scautismo viene visto come divertimento, come puro divertimento, in altri stati viene visto addirittura come un servizio obbligatorio, quindi quasi come un servizio di leva, anzi, in alcuni stati è proprio obbligatorio. Il momento che mi ha colpito maggiormente è stata la messa cattolica a seguito della cerimonia interculturale celebrata da un vescovo svedese e in seguito a una cerimonia sotto la pioggia che aveva visto protagonisti i rappresentanti di altre religioni come per esempio il buddismo, gli hindu oppure i musulmani o i protestanti, si ha la consapevolezza di aver partecipato a un evento unico che ha raccolto migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, di qualsiasi estrazione sociale, perché ci sono stati anche dei progetti umanitari, come per esempio quei ragazzi che sono venuti in bicicletta dall'Uganda, sostenuti dagli scout di tutto il mondo. E un grande spirito di internazionalità, di fratellanza internazionale. A Olimpia, in Inghilterra, nel 1920, Baden Powell sciolse il primo Jamboree con queste parole: "Continuiamo concordi a sviluppare lo spirito scout della fratellanza, facendo regnare così tra gli uomini la pace e la buona volontà che porta tutti al bene."